Il cammino dei monaci si inserisce bene all'interno della ratio diocesana, all'interno di Expo e sopravviverà anche a questi eventi, penso ad esempio all'anno prossimo, all'anno santo della misericordia. Perché? Perché ha delle caratteristiche proprie di ogni cammino spirituale, di ogni via sacra, che potrei riassumere dicendo che sui cammini, sulle vie sacre, quindi anche sulla Valle dei Monaci, si vivono le beatitudini, si vivono le virtù, sono le virtù che ogni uomo vorrebbe incontrare, si vivono le virtù civiche, si vivono le virtù spirituali, sono nate proprio così le vie sacre, sono state battezzate, per così dire, cioè erano vie molto trafficate per il commercio, per e servizio militare, fluviale, e la Chiesa ha voluto sempre abitare questi luoghi, non se li è inventati, perché ha voluto andare incontro agli uomini per trovarli da dove erano, dando sollievo, dando ristoro spirituale prima di tutto, ma non soltanto. Penso ad esempio al comando di ospitare i pellegrini, di curare i malati, di dar da mangiare agli affamati, eccetera. Tutti questi luoghi ancora oggi sono appunto presidiati dalla carità della Chiesa, e questo è un linguaggio compreso da tutti, quindi anche un modo ecumenico e universale per parlare all'uomo d'oggi.